Bene, ciao a tutti, vi ringrazio di essere venuti, anche i colleghi giornalisti che sono qui. Come vi avevano già annunciato, Mario Arinolfi ha un problema personale e purtroppo non riesce a venire in questi 2 o 3 giorni né qui né in altre località italiane. Salutiamo Mario Arinolfi. E qui fisicamente ci sei lo stesso, perché se non c'eri tu non c'eravamo neanche noi, quindi un grazie ancora. Saluto Gianfranco Amato, e Nicola Di Matteo e la Emanuela Pongiluppi, che sicuramente adesso si sta dando da fare per la divulgazione di questo incontro. E ringrazio Mirko De Carli, dirigente nazionale del Popolo della Famiglia, che si sta dissanguando tutte le sue forze per andare ad aiutare i candidati in Italia. Il Popolo della Famiglia si sta muovendo in tutta Italia, stiamo lottando per i nostri valori, che sono i valori della libertà e della civiltà, quella vera, non quella che ci vogliono far credere. E come promesso, che avevamo fatto un accordo con la Repubblica Ceca come da programma, avevamo detto che avremmo aperto i mercati dei valori commerciali, in questo caso su questo territorio, li abbiamo aperti con la Repubblica Ceca, con la Slovacchia, e adesso qui abbiamo la rappresentante della Federazione Russa, che è Elena Buldakova, un cognome che non riesco mai a ricordare. Siamo amici da un po' di anni e lei ha parlato con il governo russo, direttamente con il presidente del governo russo e con i presidenti delle confederazioni russe per un'apertura particolare commerciale. Lei è rappresentante in Italia, che aprirà, che noi andiamo in minoranza o in maggioranza in questo comune fatto da incompetenti, non solo qui a Conegliano ma in tutta Italia, apriremo i mercati ufficialmente anche nel territorio della Federazione Russa. Del nuovo politico, intanto mette al primo posto la famiglia, mette al primo posto i valori non negoziabili. Ovviamente tutti già sapete, e come i paesi del nord-est Europa sono con noi, no all'utero in affitto, no alle adozioni verso 2 uomini e 2 donne dei bambini, e no alla legalizzazione della droga, perché qui in Italia vogliono legalizzare la droga e la prostituzione. Forse questo non lo sai, spero che non ti scandalizzi. Questi sono i nostri politici italiani. Noi siamo per la famiglia, e soprattutto il nemico più terribile è quella della identità di genere, l'identità gender che ti parlavo prima in macchina, che vogliono colpire l'innocenza dei nostri bambini col gruppo LGBT promosso da questo governo. Quindi non è più un'associazione anonima, ma è ufficiale. E in Europa, fatta eccezione di questi paesi che ho appena citato, l'ideologia del genere, l'identità di genere, sta prendendo un piede, posizione che fa veramente paura. Papa Francesco lo definisce come la terza guerra mondiale, e noi dobbiamo combatterlo costi quel che costi, perché questa è la nostra vera identità: difendere i bambini, difendere le famiglie, difendere le medio piccole imprese, che noi abbiamo scritto nel programma e l'abbiamo dimostrato pre-elezioni, quindi siamo già pronti. E qui la nostra amica da Roma, rappresentante del governo russo, ci dirà che è con noi e che non sono parole ma sono fatti veri. Noi non scherziamo. Con la Repubblica Ceca abbiamo già un accordo con le Camere di Commercio, con la Slovacchia anche, e adesso la Federazione Russa è con noi. Perché? Perché il politico deve essere un diplomatico, il politico deve essere colui il quale sa fare e aprire i mercati delle attività commerciali locali, non deve fare lo sdoppiamento, perché le amministrazioni sono già amministrate dai dirigenti e dipendenti. E io l'ho sempre detto qui a Conegliano: un grazie e un applauso a tutti i dipendenti del comune, dell'amministrazione di Conegliano, perché sono loro i veri autentici lavoratori che amministrano questa città. Il politico di oggi, e noi abbiamo avuto 2 incontri con i candidati sindaci, e vi posso dire che i rappresentanti del Popolo della Famiglia sono di tutt'altra stoffa. Non lo condividete quello che dico? Chi ha assistito al
si è accorto che c'è tutta un'altra visione. Ora passo la parola, non so se a Mirko o alla signora che ci è venuta a trovare, perché quello che ci dirà, lei condivide tutti i nostri valori, nessuno escluso, tutti, e tra l'altro vi racconterà una cosa che lo dirà lei. Quando io parlo della Università della Musica, lei ha già trovato in Russia un uomo potentissimo, il quale ha già messo in pratica l'Università della Musica, dove dà strumenti musicali ai bambini poveri. Quello che noi vogliamo fare qui in questa città, che magari di povertà ce n'è un po' di meno, se non quella politica, è lei vi dirà invece che cosa ha nel cuore, e la ringrazio di essere venuta qui a trovarci a Conegliano e di essere rappresentante della Federazione Russa. E questo non significa una simpatia o un'antipatia, noi dobbiamo vedere al progresso commerciale e a coloro i quali ci difendono sui nostri valori. Chi è con noi resta con noi, chi non la pensa come noi, che significa come 7 miliardi di persone, perché in realtà ci sono 7 miliardi di persone che condividono quello che diciamo noi. Sono pochissime unità di persone, e tra questi alcuni politici o soprattutto le multinazionali lobby, che ci vogliono togliere il diritto e la libertà di esprimere nel nostro cuore quello che sentiamo. Amare la famiglia composta da un uomo e da una donna. Lei si è scandalizzata prima quando io ho parlato che in Italia sono passate le leggi sulle unioni civili, e non solo in Italia, si è scandalizzata di molte cose, e noi siamo qui a dire viva la famiglia, viva i figli, e io posso anche dire senza nessuna vergogna, Cristo risorge. Tra gli operatori russi e quelli esteri. Più specificamente, ICB sovraintende agli appalti pubblici e pezzi a fornitori non russi, nonché promuove ed assiste le varie forme di cooperazione tra soggetti russi e stranieri. Joint Ventures, investimenti russi all'estero, investimenti esteri in Russia, attività industriali di soggetti stranieri in Russia. Siamo molto interessati alle attività che si svolgono a Conegliano, noto nel mondo per il suo prosecco. Sappiamo che, oltre alle attività agricole di alta qualità, vi sono molte attività industriali di rilievo, dall'elettronica per la casa alla lavorazione di materie plastiche e metalliche. Come sapete, dagli anni 90 la Russia si è aperta e al mondo e sta sviluppando molte nuove attività industriali, così da rendere disponibili molti prodotti di consumo a beni durevoli che prima non erano disponibili, possibilmente a prezzi compatibili con le capacità d'acquisto locale. Per questo siamo ben lieti di incoraggiare le industrie italiane, la cui altissima qualità è nota nel mondo, a venire a produrre in Russia con operazioni di gioventure tra operatori italiani e russi. Siamo anche coscienti che alcune produzioni, specialmente il campo agroalimentare, dovranno continuare a rimanere solo in Italia, perché ciò è sinonimo di qualità e materie prime ineccepibili e certificate. Continueremo ad importarli con il rispetto che meritano, nonostante i loro prezzi siano ancora al momento compatibili con un numero limitato, ma comunque crescente di persone. In questo campo, come in quello industriale e tecnologico, abbiamo molto da imparare e siamo in grado di apprezzare il know-how italiano, specialmente potendo contare su un'amicizia tra i nostri popoli che dura da secoli. Al di là di alcuni episodi storici,
che ci hanno visto soffronti contrapposti, ma solo per volontà di altri paesi di cui eravate alleati. La nostra ammirazione per la cultura italiana è immensa. E altrettanto apprezziamo il vostro amore per la nostra letteratura, musica, arte. Bene, grazie. Siamo certi che l'idea di creare un'accademia di musica è conigliato. Come ci è stato accennato, sarà un successo. Di certo, le istituzioni musicali russe saranno ben liete di collaboratore. Come nazione, la Russia, dopo la lingua avventura dell'Unione Sovietica e dell'economia socialista, si è avventurata nell'economia liberale e capitalista da poco tempo. Ne stiamo ancora subendo il trauma, ma progressivamente stiamo migliorando, anche grazie a chi ci sta accanto con amicizia e rispetto. La qualità dei prodotti, a partire da quelli alimentari e alimentari e la capacità da produrre senza inquinare sono obiettivi di cui siamo consapevoli e da cui tendiamo molto. Anche perché i russi hanno un forte senso delle famiglie, concetto che avevo italiani per popolo della famiglia, è tanto caro e che ci accomuna. Bene, bene. Un parallelo che trova similitudini anche sul piano storico-economico. Negli anni 50 e 60 voi italiani avete vissuto un altrettanto eclatante boom economico che però, come nel nostro caso, non ha portato solo la crescita, ma anche qualche problema da risolvere. In Russia l'iniziale è vertiginosa crescita negli anni 90 ha indotto il governo a chiudere un occhio sulle carenze e sugli abusi, sia nelle forme di produzione che nelle materie prime, ma si è lasciato fare anche a chi veniva a produrre da noi, per lo più per risparmiare sui costi di produzione, o semplicemente venivano a venderci i propri prodotti. Non sempre di qualità. L'inesperienza non ci ha permesso di capire subito che era un errore. Ora siamo preoccupati di alimentare il cibo, spazzatura e medicinali contraffatti e dei prodotti scadenti, perché la prodotti scadenti che hanno circolato in Russia negli ultimi 25 anni ha danneggiato e continua a mettere in rischio i nostri figli. E questo è inaccettabile. Ora più che mai abbiamo bisogno di alleati che sappiano fare delle qualità il loro punto di forza, perché diventa anche il nostro. Ora più che mai vogliamo contare sugli italiani. In concreto, siamo ben lieti di contare su aziende italiane serie in grado di portare i loro prodotti di qualità in Russia. Ancor più siamo interessati affinché tali aziende vengano a produrre in Russia, contenendo i costi del lavoro ed eliminando i costi di trasporto e dei gasi e così rendendo i loro prodotti più compatibili con la capacità media da gusto dei russi. Ci sono anche numerosi soggetti russi, singoli individui e società, che hanno ampie disponibilità finanziarie e sono interessanti ad investire in Italia, sia in termini immobiliari che industriali e commerciali, inclusi il settore alberghiero e della ristorazione. E già è venuto il molto regione italiana. Siamo certi che il Veneto offre molte opportunità da questo punto di vista e molti siamo interessati. Sono molti i russi che verrebbero con entusiasmo a vivere e produrre in Italia. L'importante è che siamo i benvenuti,
C'è tanto da fare. La Russia che ama. Con l'indiano risponde? Sì! Un ringraziamento particolare va al dottore Lorenzo Demiato. Grazie per la nostra presenza qui oggi. Non sono un dottore che non venga fuori come la ministra Valeri che si è grazie. Un grazie di cuore a tutti gli operatori economici ed autorità locali, specialmente a tutti i cittadini di Conegliano per la loro calorosa accoglienza. Sempre i benvenuti in Russia. Grazie. Grazie a Elena. Non so se mi vede lo stesso. Scusate, io mi alzo in piedi, come voi già sapete. Era previsto. Era previsto, benissimo. No. Ma di schiena? No, non ho mal di schiena, era una scusa per i politici. Ecco cos'è il politico di oggi. Io ringrazio i colleghi giornalisti che hanno scritto durante questa campagna e che scriveranno. Forse magari qualche volta ho detto cose magari che non dovevo dire, forse l'ho detto in modo un po' allegorico e così via. Però quello che voglio che sappia Conegliano o che sappia la politica italiana, che il politico deve fare questo. Tanto devi essere capace di aprire i mercati, devi essere capace di andare a stringere le mani con i vari presidenti o le varie organizzazioni del mondo, perché non si può parlare di politica di Conegliano delle bucche o di altre cose che non ce ne può fregare assolutamente nulla, né a Conegliano né in qualsiasi altra città d'Italia. Noi abbiamo bisogno di ricostruire questo paese e bisogna che ci sia una classe dirigente politica capace, che quando va la sera a dormire deve sentire un tale peso, una tale sofferenza nel dire oggi ho fatto qualcosa per il mio popolo. Ora, io non sono un Superman. Però vedete, lo diventerai. Abbiamo persone che vengono da tutto il mondo, adesso devono arrivare anche altre persone di altre città del mondo. Il politico deve fare il politico, cioè deve sapere dare la possibilità di rimettere a posto la città. E qui abbiamo uno Stato che di soldi per venire a investire nella ex area Zanussi sono già pronti. Non occorre dire delle bugie. E dire noi faremo questo, noi il popolo della famiglia, non scherziamo, per noi la politica è una cosa seria e ancora prima delle votazioni abbiamo già organizzato, che poi entriamo o non entriamo, quello che abbiamo promesso lo manteniamo, perché per noi non è che finisce qui, noi andremo avanti, ci saranno le politiche e i patti che hanno già fatto a livello nazionale, a noi non ci interessa. Qui a Conegliano hanno fatto 6 alleanze, 8 alleanze e vedrete se ci sarà il ballottaggio e come diventeranno amici e nemici. A noi, in questa classe dirigente politica, non ci interessa nulla. Bravo! Noi andiamo avanti per la nostra strada, abbiamo 0, 1, 5, 100 o 48, che è il più bel numero che sento nel cuore. 52! 52, benissimo. Andiamo avanti per la nostra strada, abbiamo portato persone competenti che promettono di aprire i mercati, quindi ufficialmente potete scriverlo, ufficialmente potete dirlo, non parliamo della politica delle vie e delle piazze, perché quello lo fanno già i dipendenti e lo fanno i dirigenti del comune, che sono bravissimi. Grazie. Passo il nostro carissimo Mirko De Carli. Grande. Ma allora, intanto Lorenzo, complimenti per il lavoro splendido che stai svolgendo, che hai svolto in questa campagna elettorale. È stato un lavoro di gruppo, un lavoro di squadra, ho visto tutti i giorni veramente in gazebo, banchetti, incontri col paese, con la città, mi dice anche oggi Lorenzo, e questo è lo spirito del popolo della famiglia, essere una famiglia in cammino, anche nell'avventura politica. E credo che qui a Conegliano l'abbiamo visto concretamente con la candidatura di tutti gli amici in lista, di Lorenzo, di una squadra bellissima che si è messa al servizio di una proposta innovativa e rivoluzionaria per Conegliano. Ringrazio gli amici della Federazione Russa, ringrazio anche gli altri amici degli altri paesi
che Lorenzo ha incontrato. Credo che in campagna elettorale poter già dimostrare concretamente capacità di governo e capacità di relazioni che vadano al di fuori di quello che è il perimetro locale sia la dimostrazione concreta di come il popolo della famiglia non sia un branco di sprovveduti, ma sia un insieme di persone con capacità e talenti che mettono al servizio delle amministrazioni comunali e che mettono al servizio di progetti che possono rilanciare la vocazione imprenditoriale di questo territorio straordinario. Grazie. Un amministratore comunale, ha detto bene Lorenzo, deve prima di tutto essere uomo di relazioni, essere uomo di rapporti. Dobbiamo far sì che la politica ritorni a svolgere la propria funzione, ritorni a rispondere concretamente della propria missione. Oggi abbiamo un fiorire di liste civiche di tutti i generi che non sono altro per lo più che maschere che vengono utilizzate da partiti perché non hanno più la decenza, non hanno più la buona reputazione per apparire con i loro simboli e per apparire con la loro vera faccia. Ecco, noi ci mettiamo il simbolo e la faccia in tutta Italia e abbiamo il coraggio di mettere in campo una classe dirigente che si è formata sul campo, appunto. Noi non siamo andati ad acquistare ceto politico da altri, non siamo andati in cerca di qualche padrone di turno, siamo andati dentro le nostre città a cercare le persone che condividevano gli ideali del popolo della famiglia e che erano disposti a tradurli in azioni e misure concrete. Credo che noi abbiamo una ricetta che nessun altro ha. Noi, quando ci dicono che siamo monotematici, possiamo rispondergli che noi trattiamo l'unico tema che è in grado di affrontare tutti i punti che riguardano la vita di una comunità, di un paese, di una città, di una regione, di uno Stato e di una comunità internazionale. E questo prisma per noi si chiama famiglia. Quando noi parliamo di famiglia, è attraverso la lente di ingrandimento della famiglia possiamo avere la capacità di leggere tutte le dinamiche e le problematiche che riguardano la vita di una comunità. Se oggi noi siamo capaci, lo dicevo in questi giri che ho tutti i giorni per l'Italia, a sostenere i nostri candidati come coordinamento nazionale, se noi guardassimo tutti i problemi dal commercio, dal traffico, dall'educazione, l'istruzione e vi dico la sanità attraverso il prisma, e quindi la lente di ingrandimento della famiglia, noi avremmo la possibilità veramente di cambiare la qualità dei servizi, avremmo la possibilità di invertire una rotta di inefficienza e sperperio di denaro pubblico che ha contraddistinto le amministrazioni pubbliche nel corso degli ultimi decenni. Abbiamo messo in campo in queste amministrative, che integra la proposta nazionale del reddito di maternità, è qualcosa che oggi la Federazione Russa può comprendere perfettamente, perché la chiave di lettura ce la dà Putin, la chiave di lettura ce la dà Trump, la chiave di lettura ce la dà Orbán, ce la danno capi di Stato stranieri che hanno capito oggi che l'unica leva economica possibile per rilanciare l'economia è quella del tasso di natalità. Oggi, fare figli, e per fare figli bisogna mettere al mondo nuove famiglie perché non è possibile altrimenti mettere al mondo figli, o investiamo su questo che è un primato, il primato della famiglia, il primato della vita, oppure, amici, la stagnazione economica e il clima di crescita del PIL da 0, per il nostro paese continuerà per altri decenni. La luce in fondo al tunnel non la continueremo a vedere al di là delle promesse dei governanti di turno, Renzo e Gentiloni che siano. Per fare questo quindi abbiamo bisogno che i nostri amministratori comunali mettano in campo misure concrete, praticabili, che siano a numeri alla mano, compatibili con i bilanci comunali. La prima cosa che i nostri amministratori faranno è una due diligence, cioè andare a fare una verifica precisa di quelli che sono i conti delle amministrazioni comunali per vedere se ciò che c'è scritto su carta corrisponde alla realtà dei fatti. Perché? Perché noi non dobbiamo promettere sogni. Come dicevo, la pubblicità, dobbiamo promettere solide realtà. E per fare questo abbiamo bisogno di capire che risorse ci sono e come convertirle verso la famiglia. Le misure sono, lo chiamiamo il cocktail di misure virtuose a favore di famiglia e vita, per creare una città della famiglia. Vedete qui che nello slogan di Lorenzo c'è scritto la famiglia, patrimonio dell'umanità. Per fare questo, e ripeto, la Federazione Russa come altri stati lo stanno già facendo da tempo, abbiamo bisogno di introdurre misure come il reddito di maternità. Che cosa vuol dire il reddito di maternità?
vuol dire che noi oggi scommettiamo sul ruolo sociale della mamma. Lo dobbiamo smettere di concepire la mamma come la casalinga che rimane a casa a accudire i propri bambini per i primi anni di vita solo se c'è il marito che ha la disponibilità economica di mantenerla a casa. La mamma ha una funzione sociale prioritaria, primaria, e per questo lo Stato gliene deve riconoscere un ruolo di vita pubblica anche sul piano economico. Vuol dire mettere soldi, amici. Lorenzo Damiano, da sindaco, metterà soldi per le giovani mamme che vorranno scegliere di non tornare a lavorare e di rimanere a casa ad accudire i loro bambini. E rispondo a coloro che dicono: ma voi volete spendere tanti soldi, dove li trovate? La prima risposta che gli do a coloro che ci fanno questa critica e contestazione è questa: per i primi 3 anni i servizi pubblici comunali che riguardano asilo nido e paterne e tutto ciò che ci corrisponde non verranno usufruiti da quelle mamme che terranno i bambini a casa, e i soldi li recupereremo prima di tutto dai minor costi che avremo come amministrazione comunale per i servizi non erogati alle mamme che si tengono i bambini a casa. Deve far di conto, e qui abbiamo un imprenditore, quindi sa far di conto Lorenzo, e per far di conto dobbiamo guardare come sostenere le misure. Seconde misure, bonus bebè e bonus famiglia. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi oggi a una famiglia giovane, lo dico a quelli che mi dicono, ma anche una famiglia di 50 anni, no, a 50 anni i bambini ormai non si fanno più, i bambini si fanno quando si è giovani, perché abbiamo bisogno di famiglie che non facciano il bambino come il regalo finale di una vita, ma che mettano al mondo un figlio come prosecuzione di un percorso che porterà al mondo magari un altro ancora. E per fare questo ci vogliono 20, 25 anni, io già, lo dice mia moglie, comincio a essere vecchietto perché domani compio 33 anni. Lavoro, come mia moglie mi dice tutti i giorni, e quindi dobbiamo avere il coraggio come amministrazione comunale, e Lorenzo lo farà, di metterci dei soldi, deciderà lui in base al bilancio comunale, di metterci dei soldi per ogni figlio nato, perché quei soldi servono per comprare i pannolini, servono per andare a fare i primi acquisti che servono per un bambino, e questo aiuterà il commercio, perché l'unico soggetto che spende e non risparmia, non investe ma mette sul mercato reale, si chiama famiglia. Amici, che cosa vuol dire? Al di là delle chiacchiere e dei discorsi che a livello nazionale si fanno, perché a livello nazionale mettono le mancette, noi vogliamo mettere soldi veri, che è un discorso completamente diverso. Il bonus famiglia vuol dire che quando due giovani si sposano, il regalo di nozze glielo fa il comune. Tutti fanno il regalo di nozze, anche il comune farà il suo regalo di nozze, metterà dei soldi a quella giovane famiglia, che sono i primi soldini che gli servono per le prime spese. Farà un momento di cerimonia pubblica che gli riconosce appunto l'assegnazione, quindi festeggia con quei giovani quel momento di letizia e di gioia per loro. Perché? Perché una nuova famiglia non è un bene privato, una nuova famiglia è un bene pubblico, è una famiglia che fa figli, fa un bene non solo per loro, ma per l'intera comunità. Per cui un'amministrazione comunale gioisce se c'è una nuova famiglia, e gioisce dandogli dei soldi, gioisce riconoscendo quel valore sociale e pubblico di quella nuova soggettività. Altro tema, addizionale IRPEF comunale e TARI e tassazioni comunali a misura di famiglia numerosa. Anche qui noi oggi abbiamo tutte le tassazioni fiscali da livello nazionale a livello locale, non parliamo del modello ISE, ma su questo non possiamo intervenire come amministrazione comunale, quindi non posso promettere cose che non sono realizzabili, e Lorenzo nemmeno. Lorenzo interverrà sulle tassazioni comunali per fare che cosa? Per misurarle a favore di chi ha più figli. Lo slogan è: più figli hai, meno tasse paghi. Noi non facciamo lo slogan meno tasse per tutti o meno tasse per tutti. Noi facciamo lo slogan meno tasse per chi ha più figli. Che cosa vuol dire concretamente? Che invertiamo la bilancia fiscale. Sgravi fiscali in base al numero di figli che hai. Più figli hai, meno tasse paghi, e se superi 3 figli te ne è zero, perché tu hai un carico di spesa come famiglia talmente alto che non ti devo gravare io come comune di tasse in più. Vale per tutti il livello di tassazione comunale.
quelle su cui possiamo lavorare, sia ben chiaro, non possiamo intervenire su altre. Lorenzo sarà un sindaco che prometterà e realizzerà una tassazione fiscale che porterà le famiglie a non vedere più il comune come un peso, che quando ti arriva la busta a casa della Tari o ti arriva la busta a casa con la dichiarazione dei redditi della distrarre IRPEF ti viene da piangere perché oltre ad avere tutti i tuoi costi di famiglia ti arriva il sovraccarico del comune. No! Se faccio figlio, so figli, so che il mio partner che mi sostiene per primo si chiama amministrazione comunale di Conegliano. Ultima cosa, ma non ultime due cose che sottolineo perché abbiamo lavorato sodo per creare questi punti e sono in tutti i programmi dei nostri candidati sindaci e sono stati elaborati proprio per dimostrare concretamente che noi non siamo quelli che hanno la fissa monotematici, che parlano sempre delle stesse cose, ma noi siamo gente pratica, pragmatica, concreta, che prende l'ideale e lo mette dentro la realtà e fa vedere alle persone che noi siamo gente che sa fare le cose. E se, se ci mettono alla guida della città, in 5 anni possiamo fare del bene per le famiglie di quella comunità e di quel paese. Ultimi due temi. Il fondo di garanzia comunale per le giovani coppie che si sposano. Qual è il primo problema che abbiamo? Incontrandoli in giro per l'Italia, l'ultima volta a Lecce, poi a Torino, Savigliano, andrò a Genova, siamo in giro dappertutto in questi giorni, le prime cose che dicono i giovani quali sono? Quali sono? Noi per acquistare la prima casa non possiamo chiedere mutui e non riusciamo a volte ad accedere alle fiduzioni di garanzia per i contratti di locazione ed affitto. È un problema reale di tanti giovani oggi, soprattutto i giovani che hanno i nuovi contratti, i contratti di ultima generazione, che magari sono anche a tempo indeterminato, ma provate ad andare a un istituto di credito con un contratto del McDonald's a tempo indeterminato se vi danno l'affitto per la prima casa, le fiduzioni per l'affitto per la prima casa o se vi danno il mutuo per la prima casa. Non vi danno nulla, perché sono contratti che non valgono niente, anche se hanno appunto la scadenza a tempo indeterminato. Per questo il primato qual è? Non di un comune che si impegna a salvare le banche e i ricchi delle banche, come è successo nei comuni rossi della Toscana, che si sono preoccupati di salvaguardare gli azionisti potenti di Monte dei Paschi di Siena o delle banche aretine della famiglia del ministro Boschi, ma è quello di mettersi da garante per le giovani coppie che non hanno i requisiti contrattuali per ottenere mutui o per ottenere fiduzione e garanzia dei loro contratti d'affitti per la prima casa e per i primi 3 o 5 anni è il comune che lo aiuta e crea le condizioni perché possono avere un lavoro dignitoso e possono camminare sulle loro gambe dopo un primo aiuto da parte dell'amministrazione comunale. Capite bene che così un giovane ha fiducia, quando vede che trova nell'amministrazione comunale delle risposte al proprio bisogno, non delle promesse, delle risposte. E anche sul tema dell'occupazione, Lorenzo è stato straordinario, oggi ce l'ha confermato, tutti questi rapporti internazionali che sta mettendo in campo in queste settimane di campagna elettorale non sono chiacchiere. Sono fatti, oggi è qui appunto un rappresentante della Federazione Russa che viene per dire noi collaboreremo per investire sul territorio. E che cosa vuol dire investire sul territorio? Creare occupazione, creare impresa, creare investimenti. E questo risponde alle necessità di un territorio che vede una disoccupazione, dati Istat di ieri, oltre il 40% per i giovani. È un dato inaccettabile. G7 a Taormina con un'eccellente organizzazione straordinaria sul piano formale e mediatico e poi avere un paese che ha oltre il 40% di disoccupazione giovanile e un paese che tutti i giorni vive il dramma dei migranti, però nei giorni del G7 i migranti non dovevano arrivare e non sono arrivati. Continuano a prendere per i fondelli. Allora noi dobbiamo dimostrare che non siamo una risposta ideologica alternativa alla loro ideologia. Noi siamo una risposta ideale, capace di sconfiggere l'ideologia con i fatti, con la concretezza delle misure e con le azioni concrete. Ultimo tema, domenica in famiglia.
Questo tema è stato sviluppato da Lorenzo, qui abbiamo avuto la candidatura di Filippo Grigolini a Verona, che ha fatto un ottimo lavoro su questo tema. Lo proposi, purtroppo sono sempre quello che mi definiscono in molti un lucido visionario folle, lo proposi 2 anni fa, quando girando l'Italia allora incontravo tante commesse che mi fermavano e dicevano: Mirko, io la domenica non riesco mai a stare con mio marito o con i miei figli, se ci sto a Pasqua e a Natale, e io dissi: finché ce la concederanno la festività civile della Santa Pasqua e del Santo Natale, io oggi non riesco e non posso stare a casa mai, mai con la mia famiglia. Allora in quel momento vidi che il Movimento 5 Stelle aveva già presentato un disegno di legge in Parlamento, frequentando tutte le settimane le aule del Parlamento, vidi che era depositato e incastonato ai lavori parlamentari un disegno di legge che voleva introdurre una regolamentazione per le aperture domenicali. E allora dissi: no, questo tema non lo possiamo lasciare in mano al Movimento 5 Stelle, perché loro non credono alla famiglia. Basta vedere quello che fanno e le misure che prendono in giro per l'Italia. Questo è un tema che deve gestire e curare il popolo della famiglia. Allora noi abbiamo proposto, partendo da accordi commerciali a livello comunale, la turnazione e rotazione delle aperture domenicali, degli esercizi che rimangono aperti la domenica. Mi dispiace, ma anche le catene dovranno dialogare con l'amministrazione comunale, perché se sono aperte in questo territorio la devono smettere di pensare di concepirsi come multinazionali che vanno a prendere i soldi dove gli pare e pagano i soldi dove gli pare a loro. Se vogliono stare qui, parlano con Lorenzo Damiano e Lorenzo Damiano gli dirà: a rotazione rimanete aperti e consentite almeno 3 domeniche su 4 a casa per coloro che lavorano nel vostro settore produttivo, perché i soldi li fate, non è rimanendo e facendo la gara stare più aperto che guadagnate di più, anzi date alla mano e bilancia alla mano, è il contrario. Con un accordo e una rotazione in cui ci troviamo tutti insieme per il fine comune di guadagnare come società, ma di garantire il tempo alla famiglia, credetemi che le famiglie avranno più tempo per andare a fare acquisti, più tempo per uscire con i loro figli, e anche voi ne gioverete. Quindi la domenica in famiglia per noi è una priorità. Mi avvio alla conclusione. Ho voluto declinare questi punti perché? Perché io credo che Conegliano ci darà una bella sorpresa. Il lavoro straordinario che Lorenzo ha fatto, siamo venuti a sostenerlo, e i candidati Lorenzo e la squadra in campagna elettorale con Mario, abbiamo aperto la campagna elettorale con Lorenzo che suonò al pianoforte, mi ricordo ancora oggi, eravamo penso qui a fianco, nel teatro qui a fianco, siamo stati vicino agli amici del PDF di Conegliano e a Lorenzo ogni giorno per come potevamo, per come possiamo, e con Mario, con Gianfranco, con Nicola, e credo che questo di Conegliano potrebbe essere un grande laboratorio politico nazionale, perché ci sono tutti i connotati per una giunta capace di spiegare con le misure concrete come si fanno politiche a favore della famiglia. Ora il momento è decisivo, amici. Bisogna che fate vedere a tutti i vostri amici questo simbolo. Ogni giorno so che ci sono gazebo e questo aiuta, oggi ce n'è un altro, ma dovete spiegare che le persone devono fare una croce su questo simbolo e devono fare una croce sul nome Lorenzo Damiano. Questa è la priorità che i cittadini di Conegliano devono conoscere e che devono ricordare mettendosi il facsimile della scheda elettorale in tasca e andare a votare facendo questo servizio di bene a loro stessi e alla loro comunità. È un'opportunità storica. Voglio fare in conclusione una riflessione politica nazionale. Noi abbiamo un impegno, Mario De Nolfi lo dice tutte le mattine a Stampa e Vangelo, io lo dico al mio corrisponde, avete visto che Renzi ci ha copiato, ha fatto adesso la trasmissione la mattina ore 9, fa il Matteo Risponde, che è nato dopo il mio corrisponde, quindi insomma ci viene dietro come comunicazione, adesso lo vedremo anche con le braghe corte, perché tra un po' sarà un magnolo anche lui, ma noi siamo gente vera, io lo dico, noi non siamo costruiti. La differenza tra noi e gli altri è che noi siamo quello che vediamo. Quando io giro dico: ma come ti vedi in video? Sei bravissimo. Io non devo vendere qualcosa che non sono. Io sono così. E in politica deve andarci gente che è quello che dice, che è quello che fa, non un'altra cosa, come abbiamo visto purtroppo in questi anni. E noi l'abbiamo detto. Il risultato delle amministrative, amici, è determinante. Perché se noi saremo capaci di raggiungere un trend nazionale che supera il 3%,
questo deve essere un obiettivo, ragazzi. Noi parliamo 2,5-3, ma noi dobbiamo superarlo il 3%, possiamo farlo, perché abbiamo alcune città come Pontecone, come Conegliano, che hanno tutta la potenzialità di poter superare questo risultato. Se siamo capaci di fare questo, guardate che i sondaggi che ci danno già in giro per l'Italia, Genova 4%, Crema 8%, Verona 1-3%, Padova 3%, via discorrendo, Conegliano altrettanto con delle percentuali importanti, potremo davvero fare quel miracolo di superare tutti gli inganni, gli imbrogli che vogliono fare a livello nazionale con la nuova legge elettorale e di poter arrivare con le nostre forze, con le nostre mani in Parlamento. Ma questo non ce la stiamo mettendo tutta. Io mi sto spaccando la schiena con il nostro Lorenzo e ognuno di voi tutti i santissimi giorni, dormendo 2-3 ore la notte, girando, facendo come oggi 600-700 km al giorno, per darci una mano, per sostenerci e per accompagnarci. Ma badate bene che questo sacrificio non è per noi, è per i nostri figli, è per coloro che verranno. Penso ai miei figli, che spero il buon Dio me ne darà tanti nel prossimo futuro, perché se avremo creato le condizioni per cambiare questo piano inclinato, noi potremo fra un tot di anni tornare a fare quello che facevamo prima e avremo consegnato ai nostri figli un paese dove potranno andare a fare quello che vogliono, a guidare questo paese, perché sarà messo in sicurezza dai loro genitori e dai loro nonni. Questa è la nostra missione. Io ho detto a mia moglie 10 anni, ne ho usato uno, festeggiamo tra poco il primo anniversario di matrimonio, 9 anni mi mancano, spero che in questi 9 anni che restano siamo in grado di mettere in sicurezza questo paese, questa Europa, e di poter poi dopo dare a qualcun altro, perché questa vita, ve lo ripeto, non è possibile durarla di più, ve lo dico, ve lo giuro proprio sulla mia pelle, che possano continuare questo cammino sapendo che i rischi che noi oggi da anni vediamo e tocchiamo con la nostra pelle sono stati sconfitti. Quindi a voi la battaglia e a voi la vittoria. Secondo che la Elena voleva aggiungere una cosa. Voglio aggiungere, molto bello l'intervento, grazie mille. Grazie. Questa idea di aiutare la famiglia è molto intelligente. In Russia si aiuta per tutta famiglia che ha secondo e terzo bambino e per scorse 5-10 anni la popolazione cresca tantissimo. Quindi date soldi in continuazione alle famiglie che fanno bambini. Ecco, pensate, non importa. Bene, adesso ci avviciniamo alla chiusura. La cosa che sentivo nel cuore di dirvi è un grazie a tutte le persone, tutte, nessuna esclusa, dalla Daniela, che vedo lì, perché è biondissima, la vedo anche in lontananza, da Marino, dalla Lucia, dalla Silvana, da tutti, adesso non me ne ricordo in questo momento, tutti quanti, sappiate che come noi altri disegni in Veneto, no? Il sindaco ha il potere di fare quel che vuole, no? Nel senso che il sindaco, se veramente si assume la responsabilità di autorità, può decidere qualsiasi cosa, ma bisogna avere il coraggio. Bisogna avere tanto coraggio. E quando siamo andati a scovare di nascosto l'ha fatto la giunta, la delibera LGBT, noi siamo andati a fare un'incursione, si sono spaventati, non sono più andati gli insegnanti ad assistere questi corsi, che poi che corsi sono? Andare a strumentalizzare le menti dei bambini, ma che vergogna, bisogna avere coraggio, quindi se hai coraggio le cose le fai, io sono Veneto, sono nato nel Veneto, amo questo paese, mi piacerebbe un Veneto anche federale, nel senso tutta l'Italia, come negli Stati Uniti, come in tanti altri paesi del mondo, però dobbiamo lottare. Lottare significa anche rischiare la vita, perché la vita è un dono che ci viene dato. Dobbiamo rispondere a colui il quale si è fatto uomo in Cristo. Questo è il nostro lavoro. Siamo un popolo chiamato a rivoluzionare una mentalità che sta rovinando la salute di tutti i bambini del mondo. E l'Europa è la peggiore, compreso anche gli Stati Uniti, compreso altri paesi, esempio di civiltà.
noi dobbiamo riportare una concreta mentalità di civiltà, di amore verso il prossimo. E l'amore non è matrimonio tra due uomini e due donne, attenzione, l'amore è un uomo, una donna e un bambino. Questo è il passato, il presente e il futuro, perché in questi ultimi 3 anni hanno speso 130 milioni di euro per fare queste benedette unioni civili e abbiamo il centro Italia devastato dal terremoto che vivono in mezzo ancora alle baracche. Se questo è il sistema per governare l'economia di un paese, io mi rifiuto e mi vergogno, ma devo essere forte e coraggioso. Non importa quanto prenderemo a Pomigliano, l'importante è cominciare, affinché qualcuno dopo di noi o sempre noi sia crei, ci sia un popolo nuovo che abbia un senso di amore verso il prossimo, soprattutto verso gli anziani, verso le fasce più deboli e soprattutto, come ha detto anche Mirko, la centralità della famiglia. Papa Wojtyla diceva, ma dice perché è risorto, che la famiglia è il prisma attraverso cui passano tutte le tematiche e i problemi della società, non 10, tutte. Quindi noi dobbiamo ritornare a questo, alla centralità della famiglia. E lo dico da Veneto, lui lo dice da Romagnolo, lei è qui come rappresentante della Federazione Russa. Scusa un attimo che forse esagero nel mio... Aspetta, correggo il tiro. Sì, beh, rappresenta la Confederazione delle Industrie della Russia. E in ogni caso è qui. Una cosa che ho dimenticato di dirvi, che proprio ieri parlavo con il direttore dell'Union Camere Venete, il quale sta aspettando un incontro da me, che mi dice, ma tu hai aperto questi mercati da solo? Allora ho detto sì, vieni a trovare, perché a noi ci interessa. Questo deve fare il sindaco, questo deve fare la politica, saper riaprire i mercati nel mondo. Così cambiamo il paese, così cambiamo Conegliano e ripeto ancora, delle buche possiamo interessarci, ma ci pensano i dipendenti del comune, non ha bisogno del politico. Tra l'altro c'è una tale incoerenza in queste liste, Fratelli d'Italia, Lega Nord e Forza Italia hanno valori completamente diversi uno dall'altro. Come fanno a convivere? Poi hanno 6 liste civiche o 10, quante ce ne sono? Ma questo cosa porterà? All'autodistruzione di questa città? Perché non ci potrà essere convivenza, perché tra poco adesso si sono già spartiti chi farà il direttore di quell'istituto, chi farà il direttore di quella ASL e così via. E questa è politica. Sapete quante volte passano i gazebi ogni giorno a chiederci con la battuta, ma qualora ci fosse il ballottaggio stai con noi, stai con voi? E noi diciamo, noi andiamo da soli, perché dobbiamo combattere e vincere questa battaglia. Grazie a tutti per essere stati qui. Un'ultima cosa, ringrazio anche Fabio Padoan, che è un imprenditore trevigiano che combatte con forza e coraggio e con tanta energia il problema dei fitofarmaci attorno a questo territorio. Bisogna stare attenti, bisogna usare attenzione, controllare cosa sono questi farmaci e fare una commissione che verificherà quanto danno provocano questi prodotti, perché se uccidono tutti gli insetti, se uccidono tutti i batteri o quanto c'è per difendere l'uva, vuol dire che possono anche uccidere i nostri corpi, non solo nostri ma anche quelli dei nostri bambini. Grazie a tutti, grazie a Benvenuti, grazie a Mirko, grazie a Elena, grazie a Gloria e grazie a tutti quanti. Ciao a tutto il popolo della famiglia, un saluto a tutti i candidati sindaci. Nicola Pasqualato deve dire una cosa. Sì, semplicemente ricordare come emblema ciò che è stata la famiglia in Veneto, ma sicuramente in tutta Italia nella prima metà del secolo scorso. La famiglia era la cura della persona, era la cura del territorio, era l'economia, era il risparmio, era l'educazione nel tramandarsi i lavori e i mestieri. Perché? Qual era il segreto? Era una civiltà, era unita. Il segreto era questo, la dottrina della Chiesa. Erano tutti automaticamente popolo della famiglia. E questa era una vera civiltà. Noi dobbiamo ora riscoprire questa civiltà e il nostro compito è quello di riproporla con il popolo della famiglia e a Conegliano con il nostro candidato Lorenzo D'Agostino.